Professoressa Taioli, l'analisi di network rivela che il modello di specializzazione e la struttura produttiva dell'economia italiana non favoriscono un'efficiente trasmissione della crescita internazionale, di spillover tecnologici o di aumenti di produttività. Questo a cosa è dovuto? Questo è legato al posizionamento dei settori che sarebbero più esposti a questi spillover, cioè i settori più tecnologicamente avanzati, quelli a più alta intensità tecnologica, che non sono sempre tra i più centrali. In un network i nodi centrali trasmettono gli shock positivi o negativi al resto del sistema maggiormente rispetto ai nodi periferici, e purtroppo alcuni dei nodi legati appunto alla maggiore tecnologia nei settori produttivi italiani non sono così centrali da favorire questa trasmissione.